Allora, oggi un video parla del problema che c'è stato oggi con Finitron 2. Allora, qual era il problema qua? Vediamo che questo grafico a forma di Bart Simpson. Praticamente il contratto è cresciuto molto in fretta, ma rapidamente. Non c'è stata una crescita su più giorni, quindi sono entrati tutti. Qua, per esempio, il 14 di novembre, massimo il 15, in modo massiccio, si è arrivati fino a circa 6 milioni. Poi c'è stato un old, bo un old la gente che non c'è stata più emissione di capitali né withdraw, si è arrivati tutti che facevano hold per tenere il bonus, e fino ad arrivare al 100% di recupero. Ma si è arrivati tutti insieme, con il bonus nel frattempo cresciuto fino al 7%, e chiaramente la piattaforma non aveva più abbastanza fondi per pagare il 7% tutti quanti insieme, essendo che poi non è più entrato capitale. E quindi si è arrivati a questa situazione. Poi, appena hanno iniziato a fare withdraw delle balene, presi dal panico, hanno fatto tutti i withdraw in pochi minuti. Quindi, quando ci si trova di fronte a un grafico di questo tipo, con una crescita rapida, ma su 1 o 2 giorni, massimo 3 giorni, non su più giorni, vuol dire che poi si arriva tutti insieme in zona profit, e c'è quindi questo rischio di withdraw simultanei, come è successo in questo caso. Perciò, o si ha l'opportunità di stare davanti al PC, monitorare la situazione proprio minuto per minuto, altrimenti si deve fare un withdraw anticipato, piuttosto anche senza arrivare al 100%, ma garantire il capitale investito. Questo era per Tron 2. Facciamo invece il paragone con Tron Guru, un altro contratto in cui siamo adesso dentro. Vediamo che qua c'è una crescita diversa, non è su 1 o 2 giorni, ma dal 26 di ottobre. Vediamo che c'è stata una crescita di più giorni fino a circa il 15 novembre. Stiamo parlando quindi di una ventina di giorni, ma non tutti i giorni, c'è stata crescita, c'è stata anche magari un paio di giorni come qua, in cui la curva si è appiattita, però il capitale, l'immissione di capitale è stata continua per vario tempo. Questo significa che non si arriva tutti insieme a fare poi withdraw una volta arrivati al 100%, ma vediamo che comunque si inizia la discesa, inizia chiaramente, perché poi qualcuno comincia ad arrivare in profit, però è meno rapida. Detto questo, anche in Tron Guru adesso siamo arrivati in una situazione in cui bisogna iniziare a stare un po' attenti, perché anche i ritardatari, tra virgolette, quelli che sono entrati dopo, adesso stanno entrando in profit, e da questo momento in poi diventa un po' un liberi tutti, nel senso che potrebbero delle balene iniziare a fare withdraw, di nuovo il balance abbassarsi, presi dal panico, scattare dei withdraw collettivi. Perciò la strategia qual è? Visto che il balance della piattaforma comunque è del 2,14%, mentre l'hold bonus è solo un 1% in più, a questo punto diventa poco logico, poco strategico, vista questa situazione col balance ancora in caduta, iniziata la caduta e inizia, diciamo, a entrare tutti quanti in profit,
meglio perdere un 1%, ma fare un withdraw ed essere in profit e continuare comunque a guadagnare un 2-14%, che andare avanti sì con un profit più alto di 1%, ma rischiare poi di trovarci in un'altra situazione così, finirò in duo, dove poi se non si monitora bene, si rischia di rimanere con le pive nel sacco. Quindi la strategia adesso contro un guru è di ritirare, andare a fare withdraw e poi comunque continuare a guadagnare il 2,14%.